a questo concorso c'è la Olivetti con 9,35 che sta dimostrando davvero di avere ottime carte da giocare. L'abbiamo intervistata poco fa, Martina Bremini, e avete sentito la grande convinzione di poter costruire una squadra italiana competitiva a livello internazionale. Ottima la prima diagonale acrobatica. La stessa entrata di Elena Olivetti, dopo il flip-flack, un doppio dietro con un avvitamento, su cara plesso, e un triplo avvitamento. Praticamente hanno le stesse difficoltà le due ginnaste, la differenza la farà senz'altro l'esecuzione. La possibilità quindi di non perdere decimi nelle sbavature o nei passetti negli arrivi. Fino a questo momento credo che si equivalgano. Doppio avvitamento e mezzo e salto avanti, è la terza diagonale per Martina. Ci sono dei movimenti molto ampi, si esprime molto bene anche in questa circostanza Martina, probabilmente vorrà rifarsi, ecco, del titolo perso a trave. Anche qui Lupino, probabilmente vale lo stesso discorso che si può applicare per Busnari, cioè Martina Bremini non ha partecipato alle Universiadi, non ha partecipato a Losanna, quindi non ha compromesso un certo tipo di concentrazione, può ancora dare il meglio di sé. Beh sì, risparmiandosi su queste gare che naturalmente per lei erano impossibili per limiti di partecipazione, per limiti di età, e quindi si stanno esprimendo. Ecco, doppio avvitamento di finale, si esprimono molto bene perché evidentemente hanno speso meno energia nelle preparazioni.